francese del cinema. E tutte le domeniche si... Sei appuntamenti all'insegna del documentario cinematografico e della riflessione, del dibattito, riattingendo alla vecchia sana esperienza dei Cineforum. Ad ospitarli gratuitamente in altrettante serate d'agosto sarà l'Arena dell'Exaurum, valorizzando un prestigioso contenitore culturale cittadino, ha sottolineato l'assessore alla cultura del comune di Pescara Elena Seller, che ha promosso assieme all'amministrazione provinciale del presidente Testa e dell'assessore Rapposelli alla presidenza del Consiglio regionale la prima edizione di Serate di Cinema all'Exaurum. Deus Ex Machina, in questo caso da presa, il regista Silvano Console, autore di tutti i film della rassegna, ciascuno dei quali seguirà un dibattito con ospiti illustri e interventi dal pubblico sui tanti spunti emersi dalla pellicola. I temi sono i più vari e riguardano il comune, la città di Pescara con Guè Vitellò, riguarda la provincia di Pescara, c'è cioè il volto santo di Manoppello, la regione Abruzzo con Old and New, tematiche che riguardano, diciamo prima in conferenza stampa, l'immigrazione, il pericolo sui posti di lavoro, riguardano un po' cos'era l'Abruzzo, cos'era Pescara una volta e cos'è adesso, quindi i mutamenti avvenuti nel corso di questi anni. E tutto serve proprio per suscitare dibattito, è una specie di cineforum, quelli che si facevano una volta prima che avesse il sopravvento la televisione, quando ci si riuniva per vedere delle pellicole che poi davano lo spunto a dibattiti tra i cittadini e tra gli esperti su queste tematiche. Quindi è un momento culturale importante, ma anche di divertimento. Prima citavamo il film su Totò e Carolina, che è un film su cui si può ridere, ma si può anche riflettere, perché è stato uno dei film più censurati della storia del cinema italiano. A proposito di censura, anche Guè Vitellò ha subito una certa censura in questa città? No, nel senso che abbiamo avuto per questo film un'ottima risposta della gente, perché è stato venduto bene nelle librerie e purtroppo non c'è stata una diffusione da parte degli enti pubblici. Invece adesso sto avendo dei ripensamenti positivi da parte della nuova amministrazione della provincia e del comune, perché questo film ha delle caratteristiche, per la presenza e per le cose che dice Pietro Cascella, di leggera critica, ma ironica, sarcastica, come era nel modo di essere di Pietro Cascella, nei confronti del modo come veniva gestita la città di Pescara, alcune scelte di carattere architettonico, artistico e urbanistico, senza fare riferimento, senza fare nomi, ponti o monumenti, Piazza Salotto, che lui considerava errati.